Buongiorno da Portoviro, l'associazione Veneto Inline ha organizzato la terza tappa del circuito provinciale di pattinaggio Progetto Scuola presso il centro sportivo Acras Murazze di Portoviro. Tanti piccoli campioni, ma soprattutto la presenza di Davide Ghiotto, bronzo olimpico a Birin nel 2022 e neocampione mondiale di pattinaggio velocità su ghiaccio nel 2023. Buongiorno da Portoviro, centro Murazze, siamo con Nicolò, Antonio ed Andrea, organizzatori di una giornata di skating. Proviamo a chiedere a Nicolò cosa bisogna aspettarci oggi di questa giornata. Oggi è una giornata devoluta totalmente al pattinaggio, dove avremo una settantina di bambini divisi in tre categorie, dai più piccoli che sono nati nel 2017-18, sino ai più grandi che sono nati sino al 2011. Tre categorie e per entrambe ci saranno tre percorsi dove si metteranno alla prova su ciò che hanno imparato durante le lezioni invernali. Ecco, c'è una superstar, chi arriverà fra poco? Fra poco arriverà Davide Ghiotto, neocampione mondiale di pattinaggio sul ghiaccio del 2023 e bronzo olimpico alle Olimpiadi di Pechino nel 2023, sempre. Davide Ghiotto, qua ospite di questa giornata particolare con dove ci sono i piccoli campioni che naturalmente prenderanno spunto da te. Allora, tu sei campione mondiale di pattinaggio velocità su ghiaccio, 10.000 metri. Tra l'altro tu sei partito con il pattinaggio su ruote. Esatto. Come hai fatto, cioè, qual è la differenza prima e perché ti sei trovato meglio con il pattinaggio su ghiaccio? Beh, la differenza è sostanzialmente nel mezzo tecnico, le rotelle diciamo che hanno un attrito diverso sul ghiaccio, il ghiaccio è un po' più fisico come sport, ecco, e anche olimpico, motivo per cui tanti cambiano, io stesso ho cambiato appunto per partecipare alle Olimpiadi e mi sono trovato meglio perché, diciamo, essendo molto possente come persona, avevo bisogno di uno sport dove potessi appunto esprimere la mia forza. Ecco, che velocità toccate voi al massimo? Allora, io faccio stanze lunghe, si parla di medie sui 50 all'ora, sui 5.000-10.000 metri, e invece la punta di velocità massima è intorno ai 70 all'ora, però fate dei velocisti, io sono un po' più lento. Ma c'è anche una certa pericolosità come sport o...? No, diciamo che comunque c'è sicuro sempre insicurezza, nel senso il rischio c'è sempre di cadere ovviamente. Quando facciamo gare di gruppo o gare a squadra abbiamo delle punte di taglio proprio per evitare contatti con la pelle ed evitare di farsi male. Qua ci sono piccoli campioni, campioncini che sperano di diventare come te, un consiglio? E credici sempre, non mollate mai, alla fine lo sport fa bene in qualsiasi forma esso lo si fa, quindi vi auguro il meglio e c'è un forte in bocca al lupo. Grazie Davide. Antonio Greguardo, presidente del di Veneto Inline, presentaci i tuoi ospiti. Allora, i miei ospiti sono il neocampione mondiale di pattinaggio su ghiaccio Davide Ghiotto, che naturalmente vedete le fiamme gialle, e la nostra Giorgia Fusetto, che è di Rovigo, campionessa anche lei di pattinaggio su ghiaccio e pattinaggio a rotelle. Sì, per rotelle. L'unica campionessa di Rovigo. Sì, quello sì. L'unica mondiale. Sì. È campionessa mondiale di Rovigo. Però terzo posto mondiale. Terzo posto mondiale. Terzo posto mondiale su ghiaccio. Assessore Alessia Tessarini, un'altra giornata di sport qua a Portoviro. Cosa stiamo celebrando oggi? Ciao Leandro e buongiorno a tutti. Oggi abbiamo una bellissima iniziativa, Progetto Scuola Pattini in Linea. Abbiamo ospitato qui in questo centro bellissimo, l'Acras Murazze, tutti i bambini della provincia, saranno 70 atleti, piccoli atleti, che potranno cimentarsi in una garetta, in una piccola competizione. Portoviro è una città bella, importante, la terza città della provincia ed è sempre pronta ad accogliere nuovi spunti per migliorare e per mettersi in mostra. Davide Ghiotto, che è il campione mondiale di pattini in linea su ghiaccio, che sarà il nostro ospite d'onore perché le due pattinate si assomigliano molto. Quindi noi abbiamo l'opportunità di avere qui a Portoviro un campione mondiale e perché farcela sfuggire questa occasione. Sarà lui poi a premiare i bambini e si fermerà qui con noi tutto il pomeriggio. Ecco, ricordiamo, fra pochissimo anche omaggio alla Serenissima, una corsa competitiva importante, la giornata dello sport, bravi! Noi siamo sempre pronti e lo sport e i bambini sono sempre nei nostri pensieri.